video oggi vedremo i vari utilizzi del fidget spinner. Dunque, a cosa può servire un fidget spinner? In queste giornate così calde, dove c'è questa canicola qui, wow, cioè veramente caldissimo, cioè veramente un caldo esagerato, potreste usare come un mini ventilatore. Ecco, non lo dovete tenere troppo vicino a voi, ma ecco, lo potete anche usare come ventaglio, diciamo, ma insomma, girando così muove l'aria e quindi è un po' tipo un mini ventilatore, lo tenete vicino e un pochino vi potrebbe dare di refrigerio. Ecco, mi raccomando, tenetelo lontano dalla faccia perché già così si sente arrivare un po' d'aria. Veramente poca però, a dire la verità. Oppure lo potreste usare come portapenne girevole. Gira. Poi dopo dipende dalla dimensione delle penne che avete, eh. O anche come portanoci rotante. Utilissimo. Ecco, oppure se avete un nastro, una cordina, qualcosa, lo potreste usare come ciondolo, sempre molto elegante, da portare sempre molto alla moda. Ecco, poi anche un qualcosa di esoterico nella forma, il fidget spinner. Va sempre di moda, da portare anche al collo, nelle situazioni anche più eleganti, volendo. Ma dove? Oppure potete fare un gioco di società fra amici ed amiche, e praticamente a turno girerete il fidget spinner e disegnerete su un foglio le varie opzioni che si possono fare: racconta un segreto, fai un balletto stupido, imita un animale che fa la cacca, canta una canzone, bacia la tastiera del computer, iscriviti a Svidoghe 74, insomma le varie penitenze che volete scegliere voi. E ovviamente una delle punte, dovrete identificare la punta dello spinner. Sì, per segnalare quella che va a identificare la cosa, quindi a turno farete girare. Io per esempio ci ho messo un pezzettino di scotch e ci ho messo quella punta rossa, oppure se un vostro spinner è colorato in maniera particolare in un punto, ecco. Quindi per esempio adesso vediamo, lo fate a turno, ognuno a turno fa questa cosa. Ecco, poi se capita in mezzo decidete voi dove è più vicino. Ecco, secondo me era più vicino a mangia un biscotto con maionese e peperoncino. Ok ragazzi, questo era giusto un video divertente così, ho detto due cavolate, voi giocateci, divertitevi col vostro spinner, fateci tricks, usatelo come antistress. Niente, questo qua era un video così simpatico che volevo fare. Ciao, video!